Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi nuovamente dei fucili Nemesis della Sigal Sub, perché mi stanno arrivando molti messaggi in privato e quindi continuo a rispondere, ma questa volta ho deciso di fare il video. Molte persone mi chiedono che le misure del Nemesis non sono quelle reali, nel senso mi dicono: ma come mai un 92 non è così lungo come si pensa, ma è più corto il fusto? Stessa cosa anche le altre misure. E quello che volevo farvi vedere è proprio questo, perché la Sigal Sub prende come misura non la distanza, la lunghezza del fusto, completa, del solo fusto, ma prende come misura la distanza dal centroforo della testata all'ultima tacca dell'asta. Quindi ad esempio il 92 ha un fusto più piccolo rispetto a quello che uno può pensare, ma il 92, come ho detto, è la distanza tra il centroforo e l'ultima tacca. Quindi adesso vi faccio vedere così in diretta qual è la distanza reale e l'ingombro completo del fucile, anche se l'ho messo negli articoli scritti, ma non tutti lo leggono. Ho creato, anche per, diciamo così, per non fare un video molto lungo, ho creato delle schede con tutte le misure dei Nemesis in commercio, tranne il 136 che non ce l'ho con me. E quindi lì c'è scritto tutto quanto l'ingombro, il totale e la distanza dell'elastico. Adesso andiamo così a misurare, vi faccio vedere le misure più usate, quelle che mi hanno più chiesto, il 92 e il 104. Quindi andiamo ora a vedere la distanza reale del fucile. Magari altre marche mettono la distanza del fusto. Allora è semplice, basta con un metro, vi faccio vedere che la distanza del centroforo alla tacca, quindi l'ultima tacca dell'asta, è 92. Io non so se riesco a farlo vedere, però diciamo che è 92. Se poi prendiamo la distanza invece del solo fusto, è 83 cm circa, mentre l'ingombro totale del fucile fino all'appoggio sternale circa 130 cm, quindi un 90 ha il fusto, e come ho fatto qui la scheda, il fusto, come ho detto, è 83 cm, mentre quello dichiarato è 92, che è la distanza della tacca. Questa differenza è perché chiaramente ha un sistema di sgancio rispetto agli altri molto arretrato, e il guadagno e il vantaggio è proprio questo: avere un fucile più corto, quindi miglior brandeggio totale senza perdere potenza. Quindi si ha la potenza di un 90 e più, però con una lunghezza minore. Quindi loro hanno così preferito dare la lunghezza dell'estensione dell'elastico fino alla massima potenza. Vi faccio vedere adesso il 104, stessa cosa. Questo è un modello in alluminio col doppio elastico da 14, quindi la distanza del fusto è 95 cm, quindi il fusto del 104 ha il solo fusto 90-95 cm, mentre dal centroforo alla tacca è 104, quindi riprende rispetto alle misure che dà di vendita. L'ingombro totale invece dalla punta dell'asta fino all'appoggio sternale è 140 cm. Stessa cosa vale anche per questo, ma anche per le altre misure. Chiaramente è un fucile un pochino più corto rispetto a un 100 classico, però ha la potenza di un 100, quindi anche qualcosa di più, perché l'estensione dell'elastico, avendo il sistema di sgancio arretrato, è maggiore.
Ora, alla fine, diciamo, del video vi metterò le misure per un fucile, quindi non sto qui a misurarli tutti. Per farvi così almeno togliere questi dubbi, quando andate a comprare un fucile, magari andate in un negozio, già sapete pressappoco la distanza e quale acquistare. Chiaramente chi lo compra online così non ha questa possibilità, però pressappoco sa di cosa stiamo parlando e qual è la lunghezza del fucile. Ragazzi, io spero di essere stato utile, di aver così risposto a tutte quelle domande che mi chiedono, che mi fanno. Spero che questo video serva proprio appunto per così togliere tutti i dubbi. Il fucile in ogni caso non ha problemi, nel senso, va benissimo, rispetta le misure dichiarate e, come ho detto, non sono quelle del fusto, perché una volta, diciamo, il fucile, si diceva compri un 100 ed aveva la distanza del fusto o in alluminio o in carbonio 100, e poi c'era applicata l'impugnatura e la testata e veniva un pochino più lungo, diciamo. Qui in questo caso la Sigal ha commercializzato i fucili in questo modo, con le distanze, diciamo, dell'estensione dell'elastico. Ragazzi, spero di essere stato utile con questo video. Continuate a seguirmi sul mio canale e, se attivate la campanellina, quella a destra, vi arriveranno le notifiche direttamente o sul cellulare o sul computer, e quindi vi diranno quando ci saranno altri video. Grazie ancora e ci sentiamo presto. Ciao!